d'Italia motociclistico è stato definito la più bella corsa del mondo. Festa grossa in Borgo Panigale, dove è posto lo striscione di partenza della sua quinta edizione. 318 centauri prendono il via per la prima frenetica galoppata che li porterà a Riva del Garda. Di qui, toccando Abano Terme, Riccione, Arezzo, Perugia, Teramo, Chianciano e Montecatini, gli audaci faranno ritorno a Bologna. 2060 km in 9 giorni. È il giro più breve che sino ad oggi sia stato disputato. Tuttavia, non si deve credere che sia il più facile. Infatti, accorciando gli itinerari, ne consegue un inevitabile aumento delle medie e quindi un maggior logorio degli uomini e dei motori, costretti a lavorare sempre al massimo dei giri. Tutta l'industria motociclistica italiana è impegnata in questa prova, dalla quale ci auguriamo possa sorgere il nuovo campione del domani, capace di raccogliere l'eredità dei nostri grandi e scomparsi piloti.